Un saluto a tutti da Stefano Chini. Voce bassa perché è stato un fine settimana intenso. Sabato a Villa Guicciardini la consegna dei premi per le squadre che hanno vinto i campionati regionali, giovanili, basket, 3x3, una bellissima mattinata organizzata dalla Federbasket Toscana con la collaborazione della Pallacanestro Prato Dragons, che poi è stata grande protagonista nel pomeriggio sempre a Villa Guicciardini con la presentazione di tutte le squadre, tutto lo staff dirigenziale, tutto lo staff tecnico. Davvero una bella festa della nostra Dragons Family. E poi domenica abbiamo perso la voce perché abbiamo vinto in un supplementare che ha condensato in 5 minuti le emozioni di una gara che nel corso dei 40 minuti era scivolata via regolare, abbastanza tranquilla, però poi nel finale Val di Sieve ha piazzato il break decisivo e siamo stati costretti all'overtime. Puntata molto dedicata con il sapiente montaggio di Renato Tinti alla giornata di Villa Guicciardini. Parlavo della partita contro il Val di Sieve, Serie C, andiamo subito a raccontarla. Allora, senza voce perché abbiamo vinto 97-88, ma ai tempi supplementari, con una gara largamente condotta dalla nostra formazione che non era nelle condizioni migliori perché era assente Salvadori, ed è stata una settimana non facilissima sotto il profilo degli infortuni. Qualche acciacco volante qua e là ha creato qualche problema a Marco Pinelli nella gestione della settimana. 21-13 l'ultimo parziale, grazie al quale Val di Sieve con i 21 punti di Ciacci ha portato le due squadre all'over time. Sono andati anche in vantaggio, però poi la tripla di Iardella, quella di Smecca e un rimbalzo stellare di Marini, che poi è andato a segnare un canestro importantissimo nel finale, ci hanno tolto letteralmente la voce. Abbiamo festeggiato tirando fuori tutta la rabbia repressa per quella mancata vittoria nei 40 minuti regolamentari. 97-88 il risultato. Magni 30 punti, grande protagonista a livello numerico, ma grande protagonista è stata tutta la squadra, ben 5 giocatori in doppia cifra. Curiosità, Prato Dragons e Val di Sieve sono le squadre che hanno il miglior attacco del campionato. Val di Sieve la prima, Dragons seconda. Sala stampa, rapidissime le dichiarazioni del dopo partita. Per ora sono veramente soddisfatto del lavoro che tutto il sistema sta facendo. Il lavoro importante della Pallacanestro 2024 è quella, situazionale. È uno sport situazionale. Dobbiamo essere capaci di pensare mentre gli altri ci menano, perché questa è la pallacanestro attuale, e restare lucidi. Oggi l'abbiamo fatto e abbiamo portato a casa due punti veramente pesanti. Innanzitutto da fare complimenti a Val di Sieve, che si è dimostrata per l'ennesima volta una squadra ben allenata, con giocatori di punta che vengono ben cercati dai loro compagni, gerarchie ben definite, un gioco corale, quindi complimenti innanzitutto a Val di Sieve, perché non era facile, essendo stati diciamo dietro sotto tutta la partita, riuscire a portarlo al supplementare. Sono contento perché comunque questa è una vittoria di squadra, vincere al supplementare non è mai facile, soprattutto se sei la squadra di casa e soprattutto se sei stato avanti per 39 minuti di partita. Diciamo che noi a volte ci rilassiamo un pochino, cioè abbiamo avuto quei 30 secondi che poi loro sono sempre bravi alle nostre debolezze, diciamo, attaccarci come veramente ad appigliarsi proprio a queste fasi di blackout nostre, in cui è stato anche minima, devo dire. Però ci siamo rilassati e magari abbiamo preso quel parzialino che ce l'avamo accumulati durante il secondo quarto e ci ha permesso, a loro di rientrare in pareggio. Però comunque l'abbiamo portata a casa lo stesso. Torniamo al campionato, sesta giornata, con l'aiuto della grafica andiamo a vedere quello che è successo.
Pontedera che batte Fucecchio 73 a 59, super Francesco Regoli 23 punti, Lothar Sankat Firenze batte 69 a 60 a San Vincenzo, decisivo il primo quarto 22 a 6 per la formazione di Alessandro Calamai che ha gestito questo vantaggio. Cus Firenze sempre avanti contro Sansepolcro, risultato finale 87 a 71 con 18 punti di Euzor, poi larga vittoria di Enic Pino Basket Firenze 85 a 58 con 5 uomini in doppia cifra contro Agliana. Match clou a Montevarchi dove la Fides di Riccardo Paludi vince ancora, l'unica squadra a punteggio pieno, 76 a 70. E Montevarchi continua a vincere nonostante l'assenza di Quaglia. Lorenzo Neri e Malatesta 21 punti, loro i migliori marcatori, Bogani nell'Union con 20 punti. Bottegono ottiene la prima vittoria del campionato 82 a 77 contro Cuspisa, 26 punti di Biagi. Andiamo subito a vedere quella che è la classifica, vi ho detto, del Montevarchi che ha il comando a punteggio pieno con 12 punti, Pino Basket con una sola sconfitta a quota 10, poi a 8 ci sono Sankat, Dragons, Union, tutte e tre a 8 punti, attenzione a 6 San Vincenzo, ha una partita in meno, via via tutte le altre, anche Bottegone ha una gara in meno, proprio quella da affrontare contro i Labronici. Andiamo a vedere dunque quello che è il prossimo turno. Il prossimo turno è la settima giornata, si giocherà fra sabato, domenica e mercoledì, sì, perché sabato alle 18 Montevarchi affronta Pino Basket Firenze, forse il match clou della giornata, alle 18.30 Val di Sieve Agliana, Sansepolcro Lothar Sankat e alle 21 San Vincenzo in casa contro la Juve Pontedera. Domenica alle 18 due partite, noi saremo al Palasport di Fucecchio contro la Boldrini Fucecchio, mentre allo stesso orario domenica alle 18 Cus Firenze affronterà il Cus Pisa. Mercoledì qui alle Toscanini alle ore 21.15 l'Union Basket affronterà il Bottegone. Bene, adesso noi andiamo a vederci quello che è successo sabato a Villa Guicciardini, le premiazioni delle squadre campioni regionali dei vari campionati FIP toscani con le premiazioni. Gianni Petrucci, presidente nazionale, era presente ovviamente con il presidente regionale Massimo Faraoni, abbiamo preso uno stendardo per celebrare la vittoria dell'anno scorso. Era presente appunto il nostro presidente Fabio Amerighi, che ascolteremo insieme al nostro direttore sportivo general manager Stefano Scarselli. Vedremo tutti i nostri ragazzi, bambini fino al mini basket, la prima squadra che sono stati presentati al pubblico numerosissimo presente a Villa Guicciardini. Immagini, musica, parole nel montaggio di Renato Tinti. Presidente Gianni Petrucci, una mattinata molto bella per il basket toscano. Beh, la Toscana è molto importante per il basket, per lo sport ovviamente e il basket in modo particolare. Se già pensavo quando c'erano 5 squadre in Serie A, però il lavoro che sta facendo il presidente Faraoni, i suoi collaboratori, il basket in Toscana piace ed è molto seguito e quindi sono contento di essere qui, di dare atto che la federazione li ringrazia e li stima. Come diceva lei, il vertice è rappresentato dal basket Pistoia che sta ovviamente facendosi onore in un campionato che è tornato ad essere particolarmente competitivo ed apprezzato anche a livello mediatico. Ma il basket è sempre stato importante, specialmente la Serie A. Abbiamo imprenditori che altri non hanno, nemmeno il calcio dal quale provengo. Per cui sarà quest'anno molto interessante non solamente il campionato di Serie A maschile, ma anche quello femminile, anche la Lega Nazionale.
dove Faroni è direttore generale, per cui ci sarà grande interesse. Oramai la televisione in chiaro riguarda anche il campionato di Serie A2, le coppe europee femminili e il campionato femminile, quindi è molto televisto. Della Pallacanestro Dragons Prato, Emanuele Lo Conte, che tra l'altro è sponsor anche del Pistoia Basket. Anche a Prato c'è un gran movimento e qui però introduco quello che è il tema fondamentale, la disponibilità degli impianti, che per esempio a Prato, per quanto riguarda il vertice, soffriamo un po' da tempi storici, anche ai tempi della Polistrada e di Alfiero Poli. Sì, Prato è una realtà che sta crescendo sia nel basket maschile e femminile, ha delle società che stanno facendo un ottimo lavoro negli ultimi anni. Già, come ho detto un anno fa, una presentazione ufficiale qui a Prato, di fronte al sindaco, serve la casa per la pallacanestro a Prato. C'è questo impianto che da alcuni anni deve aprire, non è stato ancora aperto, abbiamo urgenza che questo impianto venga aperto e messo a disposizione della pallacanestro delle città di Prato, perché rappresenterebbe, oltre uno sviluppo, anche una visibilità importante per la città e per il nostro sport. Stefano Scarselli, nella festa della Federbasket Toscana c'è anche un po' di Prato, con i Dragons che hanno vinto il campionato Under 17 d'eccellenza l'anno scorso insieme al progetto Etrusca Saminato, quindi grande soddisfazione per la società. Sì, grande soddisfazione per la società, vincere il premio Under 17, vincere il campionato Under 17 d'eccellenza è un grandissimo onore, è un grandissimo risultato che sicuramente farà bene a tutto il nostro movimento. Siamo molto contenti, è il terzo titolo giovanile che vinciamo in 9 anni di attività giovanile e stiamo crescendo e siamo molto soddisfatti. È un settore giovanile che sta avendo numeri importanti. Il settore giovanile sta avendo numeri importanti, quest'anno partecipiamo sia all'eccellenza Under 17 eccellenza, 15 di eccellenza, facciamo la 19 gold, i ragazzi stanno andando molto bene, siamo in crescita, abbiamo dei ragazzi che quest'anno hanno fatto, che vengono al nostro settore giovanile, che stanno facendo esperienze fuori regione, e per noi questo è una grandissima soddisfazione. Presidente Pallacanestro Prato Dragons Fabio Amerighi, è stata una bella giornata questa qui alla Villa Guicciardini, prima il basket toscano con tutte le premiazioni legate alla stagione 2023-24, organizzazione importante da parte della nostra Pallacanestro Prato Dragons, poi nel pomeriggio la presentazione di tutte le nostre squadre, dal vertice al mini basket, insomma il movimento della pallacanestro è vivo più che mai qui da noi. Il movimento è vivo, è vivissimo, abbiamo colto questa occasione, questa opportunità in questa splendida cornice di Villa Guicciardini per dare lustro proprio a tutto il nostro movimento, dai bambini di mini basket fino alla nostra prima squadra. C'è grande movimento, manca un po' la materia prima, che non è riferita ai giocatori, la materia prima strutturale, quella degli impianti, ne abbiamo parlato anche col presidente Faraoni. Sì, il tema impianti è un tema ormai tallone d'Achille per chi fa attività sportiva, in particolare nella pallacanestro a Prato, e lì speriamo di trovare delle soluzioni a breve, altrimenti si rischia di dover poi fare delle scelte diverse per il futuro e sarebbe un vero peccato. Abbiamo letto i dati a livello regionale, c'è stato un incremento anche di squadre iscritte rispetto ai dati del pre-Covid. A Prato invece la tendenza com'è stata?
No, la tendenza a Prato è in aumento, dagli ultimi 6-7 anni, perché comunque il movimento pallacanestro pratese è stato seguito, ampliato, c'è una sana concorrenza in città che fa aumentare il livello e poi ultimamente la pallacanestro sta andando a tutti i livelli, dall'NBA con canali dedicati anche sulle piattaforme più famose fino a tutte le palestre, perché come a Prato si gioca a tutti i livelli. A parte la componente umana rappresentata dai giocatori e a parte quella impiantistica, un'altra materia prima fondamentale per le società sono il supporto degli sponsor. A Prato come siamo messi? Allora, Prato è una città che a livello industriale è una città importante, siamo una delle prime realtà a livello imprenditoriale sul nostro territorio e noi stiamo cercando di aumentare la nostra visibilità, perché comunque lo sport deve essere un veicolo di promozione, ma soprattutto una promozione fatta da un network di imprenditori che si avvicinano a queste realtà, che ci danno una mano, perché comunque la nostra funzione rimane quella del sociale, quella di coinvolgere famiglie e bambini in ambienti e in attività sane e anche ricreative, oltre che poi agonismo eccetera eccetera, però è un'ottima opportunità secondo me anche per l'imprenditoria, perché all'interno di queste situazioni, anche come oggi, si possono racchiudere realtà diverse che vengano a conoscersi e perché no poi nella rete, diciamo, sportiva ci può essere delle opportunità di insomma imprenditoriali importanti, si può fare anche del business, ecco, insomma, alla fine. Ed eccoci qua nella bacheca delle Toscanini, la nostra Dragons Family, ma abbiamo visto come è cresciuta la nostra famiglia nel servizione dedicato alla bellissima festa a Villa Guicciardini. Ne ringraziamo anche chi ci ha ospitato, Emanuele Loconte e la Loconte Group. Signori, finisce qui il nostro numero di We Are Dragons, so che siete numerosissimi e di questo vi ringraziamo. Appuntamento a mercoledì prossimo per la Serie C alle 18, però siamo a Fucecchio. Saluto a tutti!